Giovedì 6 settembre a Palazzo Renzo si è svolto l'Open Day Cosa abbiamo in comune, organizzato dal Comune di Bologna per far conoscere in anteprima alle scuole le opportunità formative per l'anno scolastico 2018-2019. Abbiamo chiesto ad alcuni espositori di raccontarci i loro progetti. Altre Velocità si occupa di percorsi laboratoriali di educazione allo sguardo nelle scuole elementari, medie e superiori, e quindi si tratta di laboratori che partono dalla visione comune di un'opera teatrale, di uno spettacolo teatrale, e cercano non tanto magari di presentare il contesto storico o artistico dell'opera, ma quanto di suscitare nei ragazzi un pensiero critico, un approccio critico all'opera, quindi di elaborare soprattutto un pensiero che sia loro e che sia soprattutto magari anche scettico nei confronti di quello che vedono. E questo ci sembra importante perché soprattutto in un momento storico come questo pensiamo che c'è in qualche modo una sorta di passività proprio magari della società civile nei confronti dell'arte, ma in generale di quello che accade. Quindi il recupero attraverso l'opera artistica di un pensiero critico sia sull'arte stessa che sulle proprie biografie è per noi un punto fondamentale sul quale puntiamo sempre con più o meno tutte le attività che facciamo, che non è solo quella laboratoriale ma anche critica, di scrittura e di presenza magari a festival teatrali durante l'anno e durante le stagioni. E la nostra offerta per le scuole è un'offerta che va dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola superiore. E noi lavoriamo molto per progetti che propongono alle scuole dei veri e propri percorsi formativi e di esperienza di spettacolo che spesso è legato al teatro contemporaneo, ai nuovi linguaggi, alle tematiche forti, e appunto lavoriamo con altre realtà del territorio come per esempio Altre Velocità, che è qui a fianco, per lavorare sulla formazione. Tra gli spettacoli, guarda, molto spot, ricordiamo il Cappuccetto Rosso senegalese del Teatro delle Albe, che è uno spettacolo molto importante che ha debuttato la scorsa estate nei festival di scena contemporanea. Un Cappuccetto Rosso prodotto in Africa da attori africani che portano i bambini dentro un'esperienza veramente molto importante di incontro con l'altro. Io sono Cristina Piccinini del Dipartimento Educativo della Cineteca di Bologna, che è Schermi e Lavagne, che è un progetto didattico di educazione alle immagini, soprattutto immagini in movimento. In questo caso si parla soprattutto di cinema e il patrimonio cinematografico. La Cineteca è una realtà che è ormai penso abbastanza conosciuta sul territorio, è oltre 50 anni che lavoriamo sul territorio di Bologna e non solo, anche in provincia e anche in altre città. E crediamo sempre di più nell'importanza di un'educazione al visivo, soprattutto dopo negli ultimi anni la visione di immagini in movimento, di film, di serie, di video è cresciuta in maniera esponenziale, però ci siamo resi sempre di più conto che da una parte i ragazzi guardano molto più prodotti audiovisivi del passato, ma realmente hanno molto più difficoltà a decodificare i messaggi, a leggere quello che è un po' la grammatica anche del visivo. Per cui crediamo che sia fondamentale quello che è un po' il nostro lavoro, di aiutare i ragazzi a leggere anche le immagini, a imparare a costruire le immagini in movimento, perché poi ha una sua grammatica il cinema, ha una sua storia, e se li conosce sicuramente si ha degli strumenti in più per poter poi utilizzare anche il video, anche il cellulare in maniera diversa, fare delle cose magari anche meno brutte, perché poi internet è pieno di video bruttissimi da vedere, e sapere magari costruire anche un discorso con le immagini poi ti permette di poterti anche esprimere in maniera più complessa, di poter anche andare a lavorare su più livelli, che non è semplicemente racconto una storia ma faccio anche una riflessione attraverso le immagini sulla società, su di me, sulle relazioni. Ti permette di fare tante cose in più, ecco, conoscendolo meglio.
Buongiorno a tutti, io mi chiamo Matteo Pompili e rappresento in questo momento lo showroom Energia Ambiente del Comune di Bologna, che è un centro di educazione e informazione sull'energia e rifiuti con uno sguardo cittadino. Quindi cosa succede? Noi parliamo ai ragazzi dagli 8 anni ai 18 in modo gratuito, perché il progetto è sostenuto dal Comune, di come un cittadino si può approcciare all'ambiente stando in città, dove diciamo il verde è un po' ridotto, ma quello che possiamo fare per migliorarlo è molto grande e abbiamo grandi possibilità. Quindi proponiamo attività didattiche, concorsi e diciamo sostegno agli insegnanti per affrontare l'ambiente in città, in ambito urbano.